Treno Verde, 23 anni sui binari d'Italia, quindi mostra itinerante direi più che maggiorenne, realizzata da Lega Ambiente insieme a Ferrovie dello Stato italiane. Quando il treno ha iniziato a viaggiare, addirittura non esisteva neanche una legge che stabilisse dei limiti, ad esempio per gli inquinanti atmosferici, per cui siamo orgogliosi di dire che abbiamo fatto un grande lavoro di sollecitazione. Treno Verde ha due finalità principali, quello dell'educazione didattica. Il secondo obiettivo principale per il quale direi che la campagna è nata è proprio quello di monitorare l'inquinamento atmosferico e acustico delle città dove il treno fa tappa. L'edizione 2012 recita "Il futuro è già qui". Siamo partiti da Potenza per arrivare a Napoli, Roma, andremo a Grosseto, ci fermeremo anche a Genova, Milano, Venezia e Ancona. Abbiamo voluto ripercorrere attraverso questo treno quali sono gli step che definiscono una città verde o anche la propria casa. Quindi abbiamo il primo vagone che parla solo ed esclusivamente di mobilità sostenibile. Racconta proprio di come tu puoi arrivare all'interno della nostra Green City, quindi della nostra città ideale. E quindi facciamo vedere agli adulti, ma soprattutto ai più piccoli, quali sono i mezzi più convenienti a livello di tempo, di risparmio economico e di risparmio ambientale per arrivare in città. Dopo aver preso il nostro mezzo di trasporto preferito, arriviamo nel secondo vagone, che è proprio la città verde come ce la immaginiamo. E poi parliamo di energia rinnovabile, non poteva mancare all'interno della nostra città ideale. E dopo aver fatto questo viaggio in città, arriviamo come ogni sera tutti noi nelle nostre case, e in particolare in questo vagone dove abbiamo ricostruito una vera e propria casa ecologica, anche questa allestita con materiale riciclabile al 100%, in questo caso appunto il cartone. E partiamo proprio dalla cucina, dove abbiamo in esposizione una serie di elettrodomestici ad alta efficienza, perché la prima cosa che spieghiamo appena si entra nella casa è proprio come scegliere l'elettrodomestico. Sicuramente rispetto a qualche anno fa è cresciuta moltissimo la sensibilizzazione delle persone. Quello che vedo anche dalla mia esperienza personale è che le persone sono molto più informate di prima, e questo magari è anche un po' merito nostro. Le persone sono sicuramente più attente, sicuramente non bisogna partire da zero nello spiegare quali sono i vantaggi delle scelte che noi proponiamo. Il cambio di passo piano piano lo sentiremo proprio a livello culturale. Crediamo che il nostro lavoro, quindi sia attraverso il Treno Verde che attraverso tutte le altre iniziative che organizziamo, sia quello di regalare alle generazioni future realmente una Green City.